Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federico, e benvenuti nel 24esimo episodio di Pokémon Xenoverse. La nostra parte malvagia ha preso il controllo. Siamo dinanzi a Victor, pronti per dargli una bella lezione. Ci troviamo su questo treno diretto a Leopoli e chissà come andrà a finire questa avventura. Ragazzi, prima di iniziare, come sempre, un bel like, un commento, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti gli episodi di Pokémon Xenoverse e soprattutto passate, come sempre lo ricordo, dal Fedric Store, link in descrizione, perché tra pochissimi giorni tutto il sito verrà aggiornato con tantissimi prodotti nuovi e anche alcuni esauriti torneranno disponibili. Detto questo, joystick alla mano e vediamo un po' cosa succederà. Allora, sono molto in hype, devo dire, eh? Ci troviamo proprio sopra il treno. Mamma mia, ricordo che questo treno viaggia a una velocità pari a 300 km orari, quindi cascare un attimo. Eccoci davanti a Victor. Federic, ero certo che mi avresti raggiunto. Qui all'esterno potrai finalmente sfidarmi al massimo delle tue forze, non credi? Abbiamo fatto un casino, ragazzi. Eravamo colmi d'odio e abbiamo distrutto tutto il vagone. Dar! Mio generale, sono qui per lei! Sarà Tamara? Eccola. Oh, ma che sorpresa, colonnello! Stavamo giusto per dare il via allo scontro. Oh, mio generale, perché sprecare le sue preziose energie con un pesce piccolo come questo? Io, al contrario, ho tutti i motivi per avercela con questo ragazzino. Questo mi pare proprio il momento per regolare i conti. Bellissima la soundtrack di Tamara, eh? Se proprio insiste, colonnello, il mio obiettivo è semplicemente quello di testare le sue capacità. Lasci fare a me, generale. Sarà un gioco da ragazzi fare a pezzi questo moccioso. Avanti, fatti sotto! E parte la sfida contro Tamara. Mamma mia, ragazzi, hype alle stelle. Non so se state notando, ma questi episodi sono un po' più lunghi. Sto cercando di regalarvi più minuti di video, così da compensare i due video giornalieri. Uno che vale per due, no? Allora, ragazzi, andiamoci di rogodenti su Gloom. Poniamo fine alla sua esistenza. Ciao, Gloom, con tanto di bavetta alla bocca. E hanno addirittura ricreato lo scenario sopra il treno. Vespiquen. Direi che per me è una passeggiata sconfiggere questo tipo di Pokémon con il mio Trishout. Ciao, Vespiquen. Ehi, brutto colpo e nemmeno l'ho shottato. Molto strano. Attenzione, questo è super efficace. Ci mette quasi a metà vita. Rogodenti e... Ciao Vespiquen! Perfetto! Ole! Quanto mi sta piacendo questo gioco, non avete idea. Scoville! Ok, fuoco erba. Ok, nessun problema. Eccolo, il Pokémon del quiz. Onda boato, ragazzi, è fortissima. Guardate quanto leva. E ora non posso più usare onda boato per colpa di Attaccalite, quindi di Rogodenti. Dovrebbe avere un effetto normale. Vai, Rogodenti! Gnam! Tamara sconfitta. Easy! Dai, io sono curioso di affrontare Victor, però. Sì. Fraghigus livello 36. Abbiamo battuto il colonnello Tamara. Oh, diamine! Che figuraccia! E proprio davanti a lei, mio generale! Colonnello, toglietevi dai piedi. Beh, che dire. Sei davvero in gamba, Federic. Ma non abbastanza da poter realmente fare la differenza. What? Tyranitar X? Vedi? Questo Tyranitar è stato sottoposto a svariate sperimentazioni dai più abili scienziati. Credevi di essere l'unico ad avere l'energia Xenoverse nelle proprie mani? La scienza può tutto! Oh! Se permetti, ti darò una breve dimostrazione dell'immenso potere scaturito dalle Gene X. Gene X? Oh, cavolo! Oddio, ragazzi, questo sembra veramente forte. Ragazzi, che è successo? Ci ha scaraventati via? Ci troviamo, credo, dentro di noi? Un po' come quando Naruto parla con Kurama? Posso muovermi? Ma non liberamente, posso solo andare avanti. Oh! La nostra parte oscura!
Alter! E così ci si vede ancora una volta, quattro occhie. Ti starei chiedendo che razza di posto sia questo, vero? Beh, vedi? Questa è una dimensione intermedia, cui possono accedere solo i possessori dell'energia. Si potrebbe definire un vero e proprio limbo. Figata! Risparmia le chiacchiere, Frederick. So già tutto su quel tale Victor. Del resto, da quando mi hai sottratto l'energia X, sono parte di te, come se fossi la tua ombra. Tranquillo, quell'uomo non potrà in alcun modo addentrarsi in questa dimensione. Tuttavia, le sue parole non erano campate per aria, anzi, è innegabile che tu non abbia alcuna possibilità di sconfiggerlo, al momento. A meno che non ti abbandoni totalmente alla mia volontà. In tal caso, potresti avere una chance. Tranquillo, non ho alcuna intenzione di sfidarti. Pur prendendo possesso del tuo corpo, non avrai speranze di farcela contro quel Victor. Se sei così intenzionato a batterti con lui, perché non ti alleni con tutto te stesso? Così facendo, giunti nuovamente a faccia a faccia, il tuo ribollente odio mi riporterà a piede libero e potrò sfruttare il tuo nuovo potenziale. Su, non fare quella faccia! Frederick, dovresti sapere benissimo che, a questo mondo, i deboli vengono spazzati via e restano indietro, mentre chi è privo di scrupoli diventa imbattibile. Direi che il nostro tempo qui è scaduto. Quell'attacco mi ha prosciugato tutte le energie, perciò la mia influenza è svanita. Ma ricorda! I tuoi tentativi di contrastare l'odio sono inutili. Non sarà certo questo il nostro ultimo incontro. Alla prossima, Frederick. Wow, signori! Ci troviamo sul percorso 8. Frederick, sveglia! Coraggio, è tutto finito! Ti sei ripreso per fortuna. Ero davvero preoccupata per te. Lieto di vedere che stai bene. Pare che non sia più sotto l'effetto dell'energia Xenoverse. Ma cosa gli sarà successo sul tetto del treno? Come pensavo, anche i tuoi ricordi sono scombussolati. Mentre ci occupavamo di A e B, siamo stati coinvolti in un'enorme esplosione e ci siamo ritrovati qui, senza sapere come. Ovviamente, di Victor e dei suoi scagnozzi neanche l'ombra. Come dici? Quella detonazione è opera del Pokémon che aveva con sé? Chi l'avrebbe mai detto che Victor fosse capace di sprigionare un'energia simile? Tutto ciò mi inquieta parecchio. Aster, perdoni l'interruzione, ma cosa ne facciamo di quel Pokémon laggiù? È vero, ragazzi. C'è Gengar X ancora. Anche il Pokémon è stato scaraventato qui dall'esplosione. Ho deciso, lo porterò al laboratorio per analizzarlo con le Cos? Che succede? Come, Frederick? Sei sicuro di quel che dici? E va bene, sai che mi fido ciecamente delle tue parole. Che devo fare? Lo dobbiamo liberare? Vi siete bevuti il cervello? Oddio! L'ha liberato! Ehi, ma che razza di posto è questo? Ma quel caso parla! Affascinante! È la prima volta che mi imbatto in un Pokémon capace di parlare la nostra lingua. Piantatela di blaterare, stupidi umani! Ma tu! Tu sei quel maledetto maccioso! Vuoi spiegarmi che diavolo sta succedendo qui? Sta calmo. Sappi che è merito di Frederick se ora sei libero dalle grinfie del Team Dimension. Dovresti dimostrare un po' di gratitudine almeno. Team Dimension? Stai per caso parlando di quei rottami senza cervello? Gli stessi rottami senza cervello che ti hanno catturato per estorcerti informazioni sullo Xenoverse. Ad ogni modo, vorrei che collaborassi con noi per fermare Victor. Avrei voluto portarti nel mio laboratorio per farti ritornare in forze, ma a quanto pare era quella gabbia ad arginare la tua energia. Frena, frena! Victor, hai detto? Ah, comincia a ricordare. Quel bust, quel suo Tyranitar, mi hanno mandato capo in un sol colpo! Solo a pensare di ritrovarmelo davanti, mi si ghiaccia il sangue nelle vene. Oddio, anche Gengar lo teme? Ah, è solo grazie a Frederick che se ora puoi scorazzare in giro come ti pare. Se solo Versil potesse vedere quanto sei maturato, sarebbe senz'altro fiero di te, Frederick. Oh, ma andiamo! Pensate che un sovrano si abbassi a ringraziare un misero suddito? Le vostre facce cominciano a darmi il volto a stomaco! Me ne vado! Ciao! Basterà una bella scorpacciata per ridare forza a queste membra stanche! Gang 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 gang! Addio, Frederick! Oh mio Dio, ragazzi. Che gran faccia tosta quel Pokémon. Beh, pazienza. Vorrà dire che tornerò a Balansopoli a mani vuote. Frederick, ascoltami bene. Proseguendo su questo percorso, arriverai a Leopoli, la città della musica. Lì, oltre a riposare un po', troverai una palestra dove tu e i tuoi Pokémon potrete mettervi alla prova. Ottimo, ragazzi. Nuova palestra a Leopoli. Ok, dobbiamo stare attenti comunque sempre al Team Dimension. Si torna a casa? Ci vediamo!
Ok ragazzi, quindi credo che il treno sia deragliato. E infatti è esploso tutto. E noi ci troviamo in questo percorso che ha tutta l'aria di essere un nuovo canyon. Ci saranno nuovi Pokémon da catturare? Non ne ho idea. Sa di fatto che devo battere un po' di allenatori. Vediamo un po' cosa si trova qui. Ah, qua Peccabone si trova, ok. Bellissima questa avventura sul treno. Mi è piaciuta veramente tanto, signori. Wow. Vai Trishout contro Rapidash. Onda boato. Bam. Ciao Rapidash. È ora che inizio ad allenarmi anche Rexquirem e il mio Cofagrigus. Ok, dove ci troviamo? Leggiamo. Occhio a rovistare tra la merce del mercante. Potrebbe infastidirsi e iniziare una lotta Pokémon. Nuovo mercante? Altro mercante. Ole, vai. Allora ragazzi, affrontiamo il mercante e andiamo avanti. Credo che sia un percorso bello lungo, eh. Kecleon, a che livello sarà? 42. Onda boato. Magari lo sciottiamo. Speriamo. No. Ombra Artigli non ci fa nulla. E invece brutto colpo. Devo stare zitto. Ragazzi, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, un bel mi piace di supporto. Livello 50 per il nostro Trishout. E Arrok livello 51. Kiki livello 53. Abbiamo la squadra troppo livellata. A parte gli ultimi aggiunti. E via di onda boato. Nonostante non è molto efficace, gli ho fatto male, eh. Rogodenti. Ciao. Perfetto. Mercante numero 7 su 11. Li abbiamo quasi finiti. E ci dà caramella rara. Ho notato che Cofagrigus ha una velocità veramente pessima. Sapete? Mamma mia, orribile. Mentre lui è parecchio equilibrato. Peccato che non abbia buone mosse. Per niente. Sapete che faccio? Mi curo, va? Che è meglio. Let's go. C'è una casetta. Casa di Ferdinando. Ok, sono grande e grosso, ma non vi mangio. Dai, ma ogni volta che provo a dare una iperpozione o mi curo e c'è sempre qualche... Basta, cioè, tutte le volte così non è possibile. Io non curo più la mia squadra. E tu? Altro allenatore. Tre Pokémon. Fonko si chiama questo. Gnam. Ciao, Trapinch. Brutto colpo e via. Dovremmo esplorare una città bella grande adesso, signori. Leopoli. Dovremmo parlare con tutti e vedere un po' chi sarà questo capo palestra. Probabilmente sarà un tipo legato alla musica. Una rockstar magari. O un trapper. Caduta Massi. Aia. Aia. Ah. Piano, piano. Oh. Cinque colpi. Solo io non li faccio mai, Morto Crustle. Coda Drago di Anchen. Muorivi, brava. Ciao. Super efficace. E via. Bravo Anchen. Ok. E abbiamo battuto lo Zodico qui. C'è un pescatore. E troviamo la Baccalongan. Sconfiggiamo lei. Vediamo un po' che Pokémon ha. Due. Matilda. Come state vedendo le lotte con gli allenatori, le velocizzo. Faccio qualche taglio. Vi faccio giusto vedere che li sconfiggo tutti, così che non ci dilunghiamo troppo in questi episodi. Ciao Elekid. E manda questo Whisteract. What? Non so nemmeno di che tipo sia. Non l'ho mai visto questo Pokémon. Però l'ho shottato facile. Brutto colpo. Vedete a cosa serve battere gli allenatori? È che ci mandano sempre Pokémon nuovi. Mai visto questo, Qua non ci dovrebbe essere nulla. Ho già controllato ovunque. Scendiamo di qua. E abbiamo un altro allenatore che è questo qui. Vai. Un Pokémon, ci va di fortuna. Coin Coin di Dino. Vorrei giocare anche i Pokémon nuovi che ho appena messo nel team, ma hanno lo stesso livello dei Pokémon degli avversari e quindi mi morirebbero subito. Non voglio rischiare, voglio essere anche abbastanza veloce. Schianto. Comunque mi fanno sempre brutto colpo ultimamente, Sempre. Boh. Ciao Coin Coin. Livello 38 per Cofagrigus, che vuole imparare Levito Roccia, ma non mi interessa. Rexquirem livello 39. È appena salito di livello, quindi se io gli do questa, lo portiamo al 40. Olè. Ma non mi impara nulla. Andrò da ricorda mosse. Vorrei giocarlo, ma non ha proprio mosse, Ha beccata, con beccata non faccio nulla. Se mi imparasse, non so, sgranocchio, una mossa a buio, terremoto. Ho fossa da insegnargli, ma fossa è lenta come mossa. Mami Mami, questa si chiama. Ampharos, wow. Rogodenti. Vai, ok. Scarica. Ah, scarica ci fa male, Vai, e Ampharos è andato. Livello 51 per Trishout. Se lo porta a casa, sì. 160 di attacco, wow. Urlo.
Urlo che fa? Chi la usa emette un urlo potente che intimidisce il bersaglio riducendo l'attacco e l'attacco speciale. No, non mi interessa. Grido di lotta invece sì, perché essendo fisico mi aumenta l'attacco e una volta che mi aumento l'attacco con rogodenti sciotto tutti. Scendiamo di qua, abbiamo battuto tutti? Usiamo un altro repellente. Non ci dovrebbe essere altro qui, vediamo. Ci sono altri due allenatori, ma questo percorso è lunghissimo. E io che speravo di arrivare in tempo alla prossima città. Dovrò stare qua un bel po'. Drampa, wow, ti cambio. Mando Hanchen, va? Tipo Drago. Ah, potevo mandare Kiki. Commosse folletto, è vero. Vabbè ormai, perché con Drago Pulsar mi farà molto male, Mamma mia, però con Coda Drago sicuramente ti sciotto. Ciao. Sbam. Bravo Hanchen. Mi scordo sempre di avere Kiki contro il tipo Drago, non lo uso mai. Bene, qua non c'è niente. Come si arriva nell'altro percorso? Non ne ho idea. Strumentino, due Pokémon per Rachele. Bailiff, Trishout, non mi fallire. Bravo. Ciao Bailiff. Easy. Roserade, non fallire con Rogodenti, non fallire. Bravo. Miam. Ciao Roserade. Benissimo. Livello 52 per Harrowk e 50 per Hanchen, che vuole imparare Drago Danza. Bestia, sì. Wow, finalmente una mossa degna. C'aveva ancora Splash sto coso. Se mi imparasse, non so, una mossa Drago fisica, sarebbe veramente forte. Coda Drago fa poco e poi mi switcha il Pokémon. Sapete che faccio? Metto Harrowk, gioco sempre Trishout, almeno cambio. Qua non c'è niente, qua nulla. Devo tornare su, quindi. Sembra che non ci sia modo di proseguire di là. Quindi devo andare per forza qua sotto. Qui. Vai. Un Pokémon di Stefania, Ledian. Eh sì, signori, perché uso sempre, sempre Trishout, almeno cambio un po'. Vai, Harrowk, va? Era assalto. Anche lui, una mossa più forte di Scintilla, ci vorrebbe, eh? Perfetto. Stefania va? Prendiamo Chic Ball e adesso prendiamo anche questo strumento che è Precisione X. Vai, me la rischio. Covagrigus, che non l'ho mai ancora utilizzato. Magari c'è un Pokémon Terra, non lo so. Due Pokémon. Massimo. Excalibur. Non mi ricordo di che tipo sia. So solo che Copagrigus è allo stesso livello. E il fatto che ho una velocità pessima. Super efficace lo sciotta. No, resiste con vigore. Cambia Pokémon. Manda Scavro. Oddio, l'evoluzione di Frumbug. Però se è coleottero, gli faccio forza antica. Scala roccia. Vai. Sempre sei rimasto con le otte. No, non lo so, non lo so che tipo è diventato. Ho capito, va, cambio Pokémon. Chissà di che tipo è diventato sto coso, Boh, non ne ho idea, con le otte sicuramente. Ma non mi viene in mente altro. Forse acciaio. Boh, acciaio con le otte. No, non lo so, è super efficace all'elettro. Non ne ho idea. Vai, tanto ha un PS, ero assalto, va benissimo. E ciao. Bella storia con Fagrigus. Diventerà un ottimo membro del team, ragazzi. Anche perché ha delle mosse veramente forti. Idrovampata, forza antica. Bella, bella storia. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Pare che il Pokémon Emularva Mascot talvolta si aggiri nei nidi dei Pokémon di cui si traveste. Solo smascherandolo potrai acchiapparlo. Ah. Abbiamo finito il percorso e ci troviamo a Leopoli. Oh, ma guarda chi si rivede, Federic, sei proprio tu, ti ricordi di me? Il tuo fan numero uno, vero? Oddio, che ci fa qui? Bella la musica della città, eh? Sentite? Non male. Benvenuto a Leopoli, il paradiso della musica. Il mio fiuto non mente. Direi che sei giunto in questa città per accaparrarti una nuova medaglia, ma no, non mi dire, eh? Ti conosco come le mie tasche ormai. Però, vedi, non potevi scegliere giorno peggiore per arrivare fin qui, perché devi sapere che tutte le attività della città, sfide in palestra incluse, saranno sospese in vista del grosso evento che Wallace Daddy terrà qui proprio domani. Wallace Daddy? Ma come, non ne sai niente? Non si parla d'altro ultimamente. Ma vivi nello Xenoverse per caso? Wallace Daddy è il cantante più acclamato di Eldwyn. Si esibirà per presentare un nuovo singolo. Cosa c'entra tutto ciò con la palestra chiusa agli sfidanti? Beh, Daddy, oltre a spopolare tra i giovani per la sua musica, è anche un allenatore di tutto rispetto. È proprio lui il capopalestra di Leopoli. Capito adesso? Ah, ecco. Mi è venuta un'idea. La palestra non ospiterà allenatori per un po'. Per cui non ho altro da fare che starmene qui a girarmi i pollici.
Perciò, che dici di farci un bel giretto per la città? Dai, vieni, ti faccio un po' da guida per le meraviglie di questa melodica metropoli. Metropoli addirittura, ragazzi, sarà gigantesca da esplorare. Devo parlare con tutti? Wow! Questo edificio è niente meno che l'outlet Hip Top, il marchio d'alta moda rinomato in tutta Eldi. Gli abiti che vedi esposti in vetrina sono parte della collezione firmata da Dandy, l'ideatore del brand. Se vuoi darti allo shopping sfrenato, questo è il posto adatto. Occhio ai portafogli però, qui costa tutto uno stipendio. Ma basta chiacchiere, proseguiamo con il nostro tour. Cioè, quanti lavori fa? Ha creato un brand, suona, è una pop star, c'ha la palestra e... Eccoci Federic, qui ci troviamo nel cuore di Leopoli, la zona concerti. Dalla gente, accalcata qui intorno, capisci bene che è qui che il grande Wallace Daddy si esibirà. Detto sinceramente, anche io sono un suo grande fan, non sto più nella pelle per questo spettacolo. Continuiamo la camminata, va? Bravo, sì. Beh, la musica ragazzi spacca comunque, eh? Bella. Ma questa è un po' Hollywood! Questa è la stazione ferroviaria di Leopoli, da cui parte il Quasar Express per Scorpiopoli. Come vedi è coperta di murales, ma niente panico! Questa scelta stilistica è semplicemente parte dell'atmosfera generale che si respira in città. Ah, ok, quindi non ci sono i tempisti, ok. Un bel tour, devo dire, eh? Ed eccoci finalmente arrivati alla palestra di Leopoli, la dimora di Wallace Daddy. In cima a questo grattacielo c'è il Golden Studio, lo studio in cui Daddy ha composto tutti i suoi album. Inoltre, all'interno, gli artisti più talentuosi sotto l'ala di Daddy ti sfideranno al ritmo di musica. Purtroppo dovrai aspettare per metterti alla prova, ok? Entriamo, ci fa fare un tour all'interno. Ah, benvenuti! Questo buffet è stato organizzato su gentile concessione del signor Daddy per sponsorizzare il suo nuovo singolo, in uscita domani. Servitevi pure e ricordate che è tutto gratis! Ah, ammazza! Che c'è? Un QR code là! C'è un QR code! Ma si può scannerizzare? Sono curioso, eh? Ragazzi, ci troviamo all'interno di un party! Ehi, hai capito come va, sì? Fantastico! Guardate, tutti gli album di Daddy! La palestra ovviamente è inagibile. Le canzoni di Daddy possono spaziare da quelle meno impegnate a quelle più profonde. Ma dimmi te. Ah, quanto vorrei tornare all'epoca degli 8-bit. Quella sì che era musica. Certo. Wow, quei dolcetti sembrano squisiti, gnam gnam. Ragazzi, dovete provare questi beignet. Sono buonissimi. Mi scusi, l'organizzazione non prevedeva alcun dessert? Ci sarà stato un cambio di programma? Cosa? E sia, dal momento che sono già in tavola, potete servirvi liberamente. Vabbè, buono, buono, buono. Chez magnifique. No, se li sono pappati tutti. Signori, ci dispiace davvero tanto che siate rimasti a bocca asciutta. Vi prego di accettare questa come gesto di scusa, caramella rara, grazie. Ci scusiamo ancora per l'inconveniente. Quei pasticcini sembravano deliziosi. Vabbè, Federic, è il momento di andare. Ok, quindi ragazzi, niente dolcetti? Dolcetti deliziosi. Dolcetti deliziosi. Dolcetti deliziosi, dicono tutte le stesse cose. Vabbè, io ragazzi dopo mi controllo sto QR code, eh. Che adesso non ho il telefono sotto mano. Ah, che mangiata. Peccato per il dessert, ma la fine poco importa. Federic, devi essere stanco dopo questa lunga giornata. Che fatica la vita, allenatore. Ok, riposiamoci un po', va. Questa casa è tutta per noi. Mamma mia. Ciao caro, ci vediamo dopo, Ciao ciao. Va bene, riposiamoci allora. Ne abbiamo bisogno. Ok, è il grande giorno. Oggi Daddy si esibirà. Cestino pieno di carta straccia. Andiamo di qua. Abbiamo dormito un bel po', Ovviamente, signori, devo parlare con tutti, ma non credo che lo farò nella puntata di oggi. Oh, credo che Daddy sia arrivato. O ancora no? Sta per cominciare lo show. Vediamo. Ok, mi ci vorrebbe l'autotune. Ciao, Leopoli! Allora, siete carichi? Siamo carichi, sì! Oh, yeah! Sulle mani per Wallace Daddy! Olè. Yo gente, come butta, alright? Pronti a fare il bangarang? Sì, allora voglio sentirvi urlare yeah, yeah. Ammazza che tipo ragazzi, eh. Oh, andiamo più forte, dannazione, yeah. Ok, è proprio quello che volevo sentire. Ora che siete belli carichi, siamo pronti a trompare la mina. Siete qui per l'inedito, nah. Guarda, sentilo. Come va? Oh yeah? Sì? Sì? Ok? Sulle mani? Sulle mani? Che succede ragazzi? Che terribile mal di pancia! Non ce la faccio! Che schifo, devo vomitare! Come devo? Che è successo ragazzi? Faceva così schifo? Il concerto? What the hell? Ne sono andati tutti.
Che è successo? Non gli sia piaciuto il pezzo? Eppure li vedevo così cariche. L'inedito è stato un flop, ma perché? Oh, ma è rimasto ancora qualcuno là sotto. Allora c'è qualcuno che ha apprezzato? Grazie, grazie, grazie. Ma non faceva così schifo, ragazzi. La musica era bella. Che succede? Come vi chiamate? Io sono un tuo grande fan, nonché guida della città in occasione di questo evento. Oh, figa, e tu invece? Io sono Federic, bla bla bla. Un allenatore? Fuori di testa, amico! Vi farei un autografo, ma sta brutta situazione mi ha lasciato la mano in bocca. E non credo sia per l'oro, perché c'è denti d'oro, oh mio Dio. Ci metterò un po' a digerire sta batosta, ci credo. Io non credo che gli spettatori siano fuggiti per la canzone. Come scusa? Forse per i dolcetti, ragazzi, che hanno mangiato prima, si sono abbuffati. Vedi, in vista di questo giorno era stato organizzato un grande buffet al piano terra della palestra. Un buffet che non prevedeva dessert. Well, I know. Abbiamo organizzato sta buffata con la mia troupe per sponsorizzare l'evento, ma continuo a non capire. Ve lo spiego io, signore! Ok. Sui tavoli messi a disposizione c'erano dei dolcetti e nemmeno gli organizzatori sapevano da dove fossero usciti. Eppure ve li siete mangiati. Sto dicendo che magari qualcuno sa chi è stato a mettere lì i dolcetti. Probabilmente andati a male. Ah, guarda caso, né io né Federic li abbiamo mangiati e siamo in perfetta salute. Allora che aspettiamo? Andiamo in palestra e cerchiamo di capirci qualcosa, no? Ok. Ok, andiamo in palestra, signori. Voglio proprio capire cosa sta succedendo. Che succede? Io ho visto tutto con questi occhi! Uno strano Pokémon Viola ha messo quei pasticcini su un bancone! Mentre i cuochi erano distratti! Un Pokémon Viola, ha detto? Un Pokémon Viola. Tipo quello là dietro, come quello là dietro come? Che succede, ragazzi? Non sto... Oddio! Ma è gigante! È uno Slurp gigante! Cosa? Enorme? Ah boh, so solo che gliela farò pagare, ma come? No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Non va a fare una telefonata. Aspetta, bro, c'è un Pokémon gigante rosa. Ok, ho detto di essere un allenatore. Sì, ti do una mano, tranquillo. Ti raggiungo sul tetto della palestra appena posso. Oh, ragazzi, non è che dobbiamo affrontarlo? Se non è un problema, io vorrei andare con Daddy. Non posso perdere l'occasione di vederlo in azione. Alright, my friend. Quel maledetto si pentirà di aver attaccato proprio la mia città. Oh, raga. Tanta roba, eh. Devo andare sul tetto? Devo affrontare Slurpuff gigante? Andiamo al Golden Studio. Slurpuff è di tipo folletto, quindi se ci vado di carta forbice, acciaio, dovrei fargli parecchio male, no? Proviamoci. Vai. Poi, ragazzi, avremo modo di esplorare tutto più approfonditamente. Io adesso sto facendo un po' tutto alla svelta. Guardate che studio di registrazione. Però, con i dischi d'oro a forma di Pokéball, geniale. E qui c'è una porta chiusa a chiave. Ok, dai, esploriamo tutto nel prossimo episodio. Andiamo ad affrontare questo Slurpuff velocemente. Come on, vieni qui, Federic! Hai deciso di darmi una mano, eh? Più siamo e meglio è. L'unione fa la forza, no? Yes. Raga, ma è enorme. Sai, Daddy, da quando conosco questo giovane, non l'ho mai visto tirarsi indietro. Oh yeah, va bene. Tra l'altro, dove cavolo sono finiti quei bastardi? Ehi, viacci piano con le parole. Chi è? Oh, c'è Silvia. Se provi anche solo a ripeterlo, ti becchi un pugno sul muso, capito? Come butta, Silvia? Sempre in splendida forma, vedo. Ma? Piantiamola con queste stupide smancerie. Pensiamo al lavoro. Oh, ma c'è il tappeto. Federic, non ti avevo visto, scusami. Tutto bene? Blast. Oh, che bello rivederti, Federic. Ragazzi, è incredibile che mi ricordo per ogni personaggio le voci. Cioè, questa cosa è fantastica. Sembra che quel Pokémon si sia stufato delle chiacchiere. Probabilmente anche i giocatori. Maurice, fai le dovute presentazioni su... Agli ordini, capitano! Revolver, protocollo di presentazione! Hola! Oddio, hanno trasformato la recluta, avete visto? Il Team Dimension? L'hanno praticamente modificata! Devo dire che anche il sistema non è stato facile neanche per me! Ma non impossibile! Dopo aver alterato il codice madre, il lavoro ha dato i suoi frutti! Va bene, Maurice! Deve sempre farla lunga! In parole povere, ora abbiamo dalla nostra un'arma a chiappa fantasmi che agisce autonomamente! Fighissimo! Non ci ho capito granché! Ma sembra davvero DOP! Bellissimi questi termini. Muy bien, chicos. Catturiamo questo gigantesco spettro. Buster, prepara i cannoni. Blast. Soul, riscalda il tuo Magmortarm. Sempre in fiamme, bella. Will, coraggio. Fa vedere a Federic i tuoi progressi con la pistola Kiddon. Ah, sì, sorellona. Maurice, il sistema di intrappolamento di revolver è già operativo?
Affermativo! Muy bien. Revolver, una volta indebolito, ingabbierai quel fantasma. Chiaro? Roger! Ragazzi, 3, 2, 1. Spettri in azione! Ragazzi, mamma mia, che interpretazione. Credo che non funzioni niente, eh. No, credo di no. Avrei voluto dirvelo prima, ma eravate così presi. Daddy deve aver omesso questo particolare. Ma sono dell'idea che il Pokémon non sia uno spettro. Già, a partire dal tipo veleno. No. Come tipo veleno? Santana, ma sei scemo? Noi siamo la spettri. Il nostro lavoro è catturare il Pokémon di tipo spettro. Lo dice il nome. Ah, ci ho fatti venire qui per niente. Ah, sorry. È che avevo visto un bestione e ho pensato a quel film con quel mostro gigante. Ah, ma per chi ci hai preso? Per degli attori. Ragazzi, devo affrontarlo. Sarà di tipo veleno, ha detto il tipo. Ma proviamo noi. È vero, non è normale, Ho un Pokémon X, bello grosso, veleno. Wow, non male, devo dire. Non lo so, madonna, è pure gigante. E non so di che tipo sia. Se è veleno, o mosse psico o mosse terra. E sapete qual è il problema? Che non ho né l'una né l'altra. Porca vacchina. Vediamo, ragazzi, se è di tipo folletto. No, se no era super efficace. Anche assorbi pugno, andiamo bene. Però carta vetro li leva tanto, quindi io continuerei con carta forbice. Tanto più volte la uso, più leva. Vedete? Pure brutto colpo. Tossina non ha effetto su di noi perché ovviamente siamo di tipo acciaio. Continuiamo con carta forbice, tanto se ci tocca si fa veramente male. Terremoto, questo non buono. Per niente, aia. Continuo con carta forbice. Mamma mia, quanto li levo adesso con carta forbice. Tantissimo, raga. Continuiamo con carta forbice. Assorbi pugno, aia. Vabbè, assorbe poco. Però si fa molto male, ragazzi, con carta vetro. Ok. Chissà se posso catturarlo. Io, ragazzi, ci provo. Ah, rimaniamo a un PS. Non male. Ball, Xeno. Ah, posso catturarlo? Non posso catturarlo. Ma dai, dimmi te. Vabbè. Sono rimasto con un PS, ragazzi. Incredibile. Ancora con un PS? Ah, no. Pensavo, dicevo, era fuori di testa come cosa. Comunque, Kiki ha fatto un ottimo lavoro, ragazzi. Avete visto quanto è forte Kiki? Wow, sono veramente contento di averlo nel team. Kiki fa male se vuole. E ora Rugodenti. Ok, Slurpuff è giù. Bella lotta, ragazzi. Tosta, eh? Abbiamo battuto Slurpuff. Slar! Wow, gliel'ha suonate di brutto, Federic! Gliel'ha suonate, sì. Suonate, capito? Più sono grossi e più vanno a tappeto. Che sarà successo però a questo piccolo Slurpuff? Come mai è diventato così grande? What hell? Quel panzone è diventato minuscolo. Era ovvio che non fosse la sua vera forma. Se no, come avrebbe fatto a intrufolarsi in palestra? In effetti, deve essersi ingigantito solo dopo aver assorbito energia tramite quei misteriosi dolcetti. Ah, alright, sei proprio un geniaccio tu. È ora di fargli la baghiera a sto piccolo bastardo. No, ma perché? Ma lascialo stare. Non è colpa sua, sta pure piangendo. Wallace, Daddy, mamma mia. Sono lacrime di tristezza, non di sconfitta. Ma pensa a te. Ehi, piccoletto, dimmi un po', ti piace la musica? È per questo che sei venuto qui in città, no? Ah! No! Come darti torto? Ma allora per? Cosa è successo, ragazzi? Sta usando la sua mossa Pulifumo. Sembra voglia rimediare al guaio che ti ha combinato. Oh, davvero, grandioso! Quindi non l'hai fatto per cattive intenzioni. No. Ah, ok, non capivo. Deve essere andata così. Quando ancora bazzicavo per Alola, un uomo che lavorava in un negozio di Malasade mi disse che chi sa cucinare non può essere una cattiva persona. No, vabbè. E guarda un po' tu, quella baracca aveva proprio uno Slurpuff sull'insegna. Ah, da Alola viene Wallace Daddy. Ok. Listen up, Slurpuff. Ti va di unirti alla mia squadra? Alright, challenge accepted. Però non puoi mica già partire dalla vetta. Come nella musica, anche in questa palestra bisogna iniziare dalla gavetta, perciò... Let's go, Noivern! Riporta gli piedi del palazzone. Vern! Ok, bye bye, amico! Ok, quindi dobbiamo riscalare tutto. Mamma mia, ragazzi.
Tutto merito tuo se la città è salva, grazie. Ok, ha detto che ci aspettano. Ragazzi, io direi che possiamo terminare qui questo episodio. Nel prossimo episodio parliamo con tutti gli abitanti della città. Ragazzi, sono tantissimi, perché è veramente una metropoli. Dopodiché scagliamo la vetta del palazzone per arrivare da Wallace Daddy e fargli un... Anzi no, gliene suoniamo. Ciao ragazzi, prossimo video. Ciao.